Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact oggi perché è uscito finalmente il banner ufficiale di rilascio di Hu Tao e quindi di conseguenza vi voglio dire la mia, giusto così in poche parole, su quello che penso di questo banner e su quello che penso dei singoli personaggi. Per quanto riguarda Hu Tao, abbiamo già analizzato il kit ieri con il video che per l'appunto ho rilasciato, ve lo linkerò o comunque ve lo allegherò alla fine di questo video nelle schede finali e abbiamo visto effettivamente le prime informazioni ufficiali di questo personaggio. È un personaggio che viene definito come Burst Damage Dealer e per il mio modo di giocare fondamentalmente lo considero come un sub DPS. Ci tengo a precisare che quando mi riferisco a main DPS o sub DPS mi riferisco al fatto che il main è colui che rimane ovviamente più a lungo sul terreno di battaglia, sub DPS è invece quel personaggio che riesce in un modo o nell'altro a rimanere sul campo ma non è longevo o comunque non ha le caratteristiche a mio avviso per rimanere troppo a lungo sul terreno da battaglia. Dico questo perché comunque Hu Tao, abbiamo letto già ieri, che gioca tantissimo sulla riduzione dei suoi HP. È un personaggio che, a differenza di Xiao, non perde HP costantemente, ma li riduce per aumentare la sua potenza. È una cosa che comunque ripristina in parte grazie alla sua burst e quindi di conseguenza un pochettino dobbiamo vedere quanto effettivamente riesce a fare come danno e quanto riesce effettivamente a curarsi. È un personaggio che a mio avviso è un po' più debole rispetto anche a un Diluc e vi spiego ovviamente il perché. In quanto Diluc fondamentalmente riesce a giocare bene sia con i danni fisici e sia con i danni elementali. È un ottimo DPS perché riesce ad essere sfruttato in un modo o nell'altro. Hu Tao fondamentalmente un pochettino da questo punto di vista come Xiao riesce a brillare quando effettivamente assume la caratteristica Pyro, quindi quando riesce ad utilizzare i danni elementali di tipo Pyro riesce effettivamente ad essere più aggressiva sul terreno di battaglia e quindi di conseguenza non farei neanche un paragone tra Diluc e Hu Tao proprio perché secondo me sono due personaggi che funzionano in maniera diversa. Hu Tao è forte, almeno da quello che abbiamo potuto leggere, sicuramente essendo un personaggio nuovo avrà caratteristiche importanti. Quello che voglio vedere in campo sarà quanti HP riuscirà a recuperare oltre il 50% e quanti HP riuscirà a recuperare al di sotto del 50%. Vi ricordo che al di sotto del 50% le statistiche di Hu Tao per quanto riguarda la sua finishing burst aumentano, quindi riesce a recuperare più HP e riesce a fare addirittura più danni. È un personaggio che bisogna saper giocare, bisogna saperlo proteggere e bisogna saperlo curare nel momento opportuno. Infatti, ormai le risonanze di tipo Geo stanno predominando il nostro terreno di battaglia. Per esempio, tantissime coppie che sto vedendo utilizzato sono, per esempio, Albedo con Zhongli. Zhongli e Noel, come per esempio le utilizzo io. Ho visto anche comunque Zhongli e Ningguang, anche se in realtà non mi piace tantissimo l'accoppiata, però devo dire che non sono affatto male. La risonanza terra è stata buffata recentemente e consentirà sicuramente ad Hu Tao di essere un po' più incisiva, soprattutto per chi possiede fortunatamente Zhongli. Con lo scudo di Zhongli vi ricordo che c'è appunto il debuff elementale che comunque aiuterà tantissimo anche Hu Tao. Per quanto riguarda gli altri personaggi abbiamo un altro Pyro, tra virgolette, che io utilizzerei proprio le virgolette proprio perché Shanling secondo me non è un personaggio di tipo Pyro, è prevalentemente un attaccante fisico quasi al 100%, dato che comunque possiede Guba, il suo orsacchiotto, che non mi piace completamente come elemental skill, carina per quanto riguarda comunque uno spazio ristretto di combattimento, ma nelle grandi pianure che abbiamo visto su Genshin Impact abbiamo abbastanza inutilità per quanto riguarda l'orsacchiotto di Guba. Ottimo il fatto di poter droppare il peperoncino che aumenta l'attacco, quello senza ombra di dubbio, ma quello è un potenziamento passivo che veramente sfrutta chiunque, quindi di conseguenza non mi sentirei di darle un peso specifico.
A parte invece la Burst, il Pironado, che mi piace tantissimo come Elemental Burst, anche perché rimane attiva sul personaggio anche se lo switchiamo. Questa è una caratteristica veramente importante, però qualora mi dovessero chiedere come effettivamente giocherei io Shanling, sicuramente non la builderei sui danni elementali. Quindi di conseguenza ha l'elemento Pyro, che può essere utile per quanto riguarda la doppia risonanza di personaggio Pyro, ma sicuramente per me è un'attaccante fisica e non assolutamente un attaccante di tipo ghiaccio. Attaccante di tipo Pyro. Un altro invece che può essere utilizzato come un attaccante di tipo ghiaccio è Chongyun. Chongyun è un personaggio che a me piace tantissimo. Ha questa particolarità di rendere praticamente il terreno di battaglia una sorta di rigenerazione crio, in quanto nella sua elemental skill tutti i personaggi che stanno all'interno della sua elemental skill effettueranno danni di tipo crio, quindi converte il nostro danno fisico, tra virgolette, in, anzi no, senza virgolette, proprio converte il danno fisico in danno di tipo crio. Ammazza da un lato certi team che sfruttano appunto i DPS fisici, perché appunto convertendo il danno da fisico a crio riducono sensibilmente i loro danni, però in combinazione con personaggi di tipo fuoco che riescono in un qualche modo ad essere incisivi, Chongyun è una bestia. Chongyun mi piacerebbe tantissimo utilizzarlo insieme a Diluc per creare appunto un team in permamelt. Ed è possibile appunto farlo grazie a Diluc. Con Utao purtroppo questo non è possibile, in quanto lei quando utilizza l'elemental skill effettuerà danni perenni di tipo Pyro, quindi non avrà la possibilità come Diluc di fare un attacco normale e un attacco di tipo elementale fuoco. Questa è la grande potenza di Diluc, questa è la grande versatilità di Diluc, ed è per questo che io cercherei veramente molto di più Diluc rispetto ad Utao. Per quanto invece riguarda Chongyun, è utilizzabilissimo già a Costellazione 2. Shanling, ovviamente per i veterani di gioco, se non ce l'hanno già C6, sono molto vicini, quindi pullare su questo banner per costellare Shanling penso che sia quasi uno spreco. Mentre invece per quanto riguarda Chongyun funziona già benissimo a C2, portandolo avanti si ottiene qualche piccolo bonus, ma fondamentalmente parlando lui già il suo dovere lo fa in quella maniera. Per quanto riguarda Xin Chu invece è abbastanza interessante, è un personaggio che inizialmente ho sottovalutato, che non avevo in un qualche modo inquadrato benissimo nel suo gameplay e non avevo inquadrato benissimo anche nella sua variabile come supporto. Penso che sia uno tra i supporti migliori presenti all'interno del gioco e fondamentalmente potrebbe anche essere una combinazione interessante con Utao. Utao, se vi ricordate bene dal video di analisi che abbiamo fatto, infligge un debuff che infligge per l'appunto danni di tipo Pyro costanti quando lei, entrando nella sua forma elementale, quindi facendo danni di tipo Pyro, effettua l'attacco caricato. Effettuando l'attacco caricato infligge un debuff ai nostri avversari che fanno costantemente danno Pyro. Bisognerà vedere se Xin Chu con le sue spade d'acqua, insieme appunto alla combinazione di Utao, può triggerare il Vaporize. Perché se potesse effettivamente triggerare il Vaporize, ovvero acqua su fuoco, i danni potrebbero essere molto molto interessanti. Scusatemi. Quindi una bella accoppiata di Utao con Xin Chu in team insieme potrebbe effettivamente già essere una bella combo. Chongyun forse è quello più estraneo all'interno di questo banner, perché poteva essere carina l'idea appunto di costruire un team sul Melt, ma non abbiamo questa stessa possibilità, a meno che mettiamo Chongyun all'interno del party, facciamo successivamente la sua elemental skill, con Utao facciamo due colpi precisi di tipo crio, quindi senza appunto avere elementi dal punto di vista offensivi, e poi switchare con la sua elemental skill e fare danni di tipo Pyro a tutti i nemici che sono affetti da crio. Utao secondo me potrebbe essere ottima in combinazione a questo punto con una Rosaria quando uscirà, dato che anche lei sarà di tipo ghiaccio a quanto pare, però su questo ancora non abbiamo informazioni certe. Detto ciò,
Fatemi sapere voi come avete intenzione di pullare su questo banner e fatemi sapere soprattutto quello che andate cercando su questo banner, a parte Utao. Magari le costellazioni, il perché state cercando questo tipo di costellazioni e soprattutto fatemi sapere se in un qualche modo il banner, un'analisi comunque così al volo di questi banner può anche interessare, oppure effettivamente volete un qualcosa di un po' più articolato. Io volevo in realtà dire due parole precise, giusto per poter dare la mia opinione, però qualora appunto si voglia un qualcosa di un po' più articolato, sono disposto anche a fare degli schemi e delle slide, come faccio solitamente con gli altri video. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me, buona fortuna per quanto riguarderà i vostri pull e alla prossima. Bye bye!